E ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ragazzi, siamo tornati, ma in realtà erano già tornati da un po' i nostri fatidici pronostici. Eravamo già tornati con Italia-Polonia la scorsa settimana e in realtà vengo da editare il video che uscirà domani, il pronostico che uscirà domani. E vabbè, se dessero la laurea in disorganizzazione a me la darebbero ad honorem. Detto questo ragazzi, Napoli-Milan, primo pronostico di Serie A su FIFA 21. Direi subito di andare alla partita senza veramente mezzi termini. E mi si è buggato Ibra, cioè, guarda, guardate qua. Vai, si comincia bene. Niente, quello che vi volevo dire è che purtroppo in realtà era un problema che c'era già anche gli altri anni, perché comunque le formazioni cambiano quasi sempre, spesso e volentieri all'ultimo, ma quest'anno ragazzi in particolare, perché per via del virus ragazzi, giocatori positivi, poi di nuovo negativi, poi di nuovo positivi, poi saltano fuori i focolai, non si sa mai come va a finire. Quindi per esempio oggi è uscita la notizia che Osimhen dovrebbe essere fuori, però vabbè, è in campo perché ho messo formazioni predefinite che mi dà la sezione online di FIFA, e quindi ragazzi è sempre un casino, quindi mettere la formazione titolare giusta non è mai facile, soprattutto ragazzi per chi come noi fa il fantacalcio è una sfida ancora molto più ardua. Quindi vi dico, ci sarà Osimhen in campo, e perché comunque sappiamo bene che è in dubbio, poi magari io, perché oggi è ancora giovedì, magari poi la notizia diventerà ufficiale nelle prossime ore ragazzi, ma di certo mi metto a registrare il video di nuovo perché devo togliere un giocatore. Detto questo ragazzi, cosa cambia a FIFA 21? C'è questa c'è il lino della Serie A, andato a leggervi le formazioni, con Ospina in porta Napoli, 23 dovrebbe essere Isai, esatto, Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo, centrocampo, 14 è Mertens, Bakayoko e Fabiano, è vero Mertens fa centrale davanti, Insigne, Osimhen e Lozano. Perché 4-3-3 con Mertens centrale? Darà un 4-2-3-1? Bah, vabbè. Milan che va in campo con, adesso ve lo dico, appena fanno la foto di gruppo. Allora Donnarumma in porta per forza, Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Calabria, Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu, Rebic, Saelemaekers, davanti Ibrahimovic, Brahim Diaz, Leao, Castillejo, Tonali, Conti, Gabbia e Tatarusanu in panchina. Detto questo ragazzi, si può iniziare. C'è subito questo dio di Osimhen che va dritto tra le braccia di Donnarumma. Fallo di Romagnoli, calcio di punizione per il Napoli al 16° minuto e cartellino giallo per il capitano del Milan. Vi ripeto, sto avendo veramente grossa difficoltà proprio a rubare palla a Napoli. Sta palleggiando in una maniera veramente maniacale. Questo calcio di punizione. No, corto no, fuori. Çalhanoğlu, vedete Hernandez, la cross al centro verso Ibra! Ibrahimovic, 1-0 dopo 23 minuti, primo tiro in porta e primo gol. Cross al bacio di Theo Hernandez e Ibrahimovic, la schiaccia in rete battendo Ospina, che tra l'altro penso che nemmeno lui dovrebbe esserci nella partita di domani sera. Parlo già con la prospettiva di quando pubblicherò il video. E Ibrahimovic fa 1-0 dopo appena 23 minuti. Vediamo se segna i gol che ha fatto in Serie A. 23esimo. No, non ce lo dice. Va bene ragazzi, quindi teoricamente Ibra che continua la sua scalata nella classifica marcatori.
Attenzione a Fabian, completamente solo, gol del Napoli. Completamente solo, cioè fa un dribbling che nemmeno Ronaldo. E fa 1-1 con una semplicità veramente disarmante. Pareggio del Napoli. Al 30esimo con Fabian Ruiz. Ibra giro da fuori, palla fuori, al lato. La prospettiva poteva anche leggermente sembrare dentro, ma in realtà la palla va completamente fuori per il numero 11 rossonero, di cui io sto portando la maglia. Insigne sul lato di destra. Con Insigne. Osimhen che si gira da uno del Napoli. Ragazzi, è impossibile prendere la palla. È impossibile. È una cosa difficilissima. Non, cioè, io non capisco come si possa con... Eppure che ho vinto contro la Juventus giocando con il Napoli a livello leggenda. Cioè... Boh. Questo tiro, ragazzi, ma com'è possibile che dribblino così? Cioè, ma non esiste, ma gliene sto mandando due addosso, non perde palla. Non perde palla. Cioè, mi tocca far fallo. Cioè, ma ci rendiamo conto? Esce Donnarumma, per forza, che devo fare se no? Cosa posso fare? Dai, che anche rimessa al fondo. Ditemi voi. Buon questo lancio per Salemakers. Salemakers al centro per Çalhanoğlu, che non è un grande colpitore di testa. Çalhanoğlu cerca Ibrahimovic, la palla rimane Kjaer. Fallo? Di chi? Di chi? Di chi? Fallo di chi? Di cosa? Poteva essere gol. Buona questa palla rubata di Ibrahim. No, ci voglio credere. Bello che se capitava a loro questo era gol. Non ci voglio credere come FIFA veramente ti faccia sbagliare apposta certi gol. Non ci voglio credere. Cioè, ma è veramente assurdo. Ma non ha senso. Non ha senso. Quanto gol, ma è fuori gioco. Ma non ha senso. Ma non me la fa rubare quella palla lì. Buona per Ibra! E finalmente Zlatan Ibrahimovic 2-2 all'86esimo. Risultato che ci può stare, ma ragazzi, cioè, ma me l'è fatta veramente sudare una cosa così. Ma me l'è fatta veramente, cioè, ci ho perso 40 kg. Ma dai, ma assurdo. Però vabbè, risultato che ci sta. Mancano ancora 5 minuti. Sappiamo com'è FIFA 90esimo, ormai lo conosciamo tutti. Quindi sarà bene chiuderci dietro a questo punto e sperare nel pareggio. Cosa che secondo me Milan dovrà fare quando andrà a Napoli. Cioè, a parte tutto, secondo me, domani sera il Milan dovrà assolutamente puntare alla vittoria, sì, ma un pareggio potrebbe essere molto importante. Conti, ultima azione. Brahim Diaz. Ibra. Che sì, c'è tempo per farla. Che sì. Guarda Rebic. Guarda Rebic che fa una cagata pazzesca e la palla va a Ospina e si va sotto la doccia. 2-2, come precedentemente detto, risultato che ci sta. A parte tutto, risultato secondo me possibilissimo, anche se a dire la verità meritavamo qualcosa di più. Detto questo, signori, ci vediamo in settimana con gli altri pronostici, che ora devo un attimo rileggere. Comunque, ragazzi, in settimana uscirà Inter-Real Madrid e Lille-Milan. Vado a ricontrollare. Comunque, indicativamente, le partite sono queste. Voi, ragazzi, statemi bene, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e, appunto, per non perdere niente, noi ci vediamo in settimana. Ciao a tutti, ragazzi, e grazie.